Marisol crolla dietro le quinte di Amici. Il suo sfogo in cassetta colpisce al cuore tutti i suoi compagni e il pubblico. I ragazzi di Amici continuando la loro avventura nel programma e di sabato in sabato si esibiscono durante il serale. La competizione è alle stelle, accentuata anche dai guanti di sfida proposti dai professori. Dopo ogni puntata, gli allievi commentano le esibizioni che hanno fatto e non mancano anche sfoghi che colpiscono al cuore. Questo è capitato anche alla ballerina Marisol, che si è sfogata su una esibizione che ha fatto sabato 13 aprile contro Sofia. Si trattava del guanto di sfida di improvvisazione, che ha perso proprio contro la sua collega. Marisol crolla dietro le quinte di Amici e si sfoga dopo l'esibizione. Emanuel lo ha proposto un guanto di sfida di interpretazione fra le due ballerine Marisol e Sofia. Il professore ha scritto una lettera a Marisol, dicendo che nel corso dell'anno l'ha sempre vista ballare con belle linee e grande dote ma non è mai esplosa. Per lui Marisol ha solo fatto vedere il suo 60% e a questo punto, il professore si chiede se quello non sia il suo massimo. Emanuel lo ha anche detto a Marisol che durante l'anno, nelle varie prove di interpretazione, ha sempre fatto i soliti movimenti e non è mai stata impattante nelle sue esibizioni. Per questo ha scelto di farla scontrare contro Sofia, che invece reputa una ballerina molto capace nelle improvvisazioni perché sa lasciarsi andare completamente, lasciando spazio al sentimento, alla libertà e alla conoscenza del proprio corpo. Le due ballerine non conoscevano il brano su cui si sarebbero esibite ed è poi stato svelato. Si trattava di "Tu mi hai capito?" di Madame. Dopo aver ballato, sono state giudicate dai giudici. Giuseppe Gioffrè ha votato per Sofia ed anche Malgioglio. La più critica è però stata Marisol stessa che nel commentare l'esibizione si è sfogata così. Personalmente sono salita sul palco e volevo cercare di uscire da quello che si aspettavano di vedere. Un po' ce l'ho fatta, in realtà, però non sentivo niente. Ero confusissima perché non sono riuscita a chiudermi in questa bolla ed ho iniziato ad accelerare tutto e a non prendermi il mio tempo. Ero consapevole di aver fatto un po' un pasticcio. Con Sofia invece si è complimentata per la gestualità e teatralità, che secondo lei sono cose importanti quando si improvvisa.